Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo video dimostrazione make-up. Oggi ho deciso di lasciarmi ispirare, visto che oggi quanti ne abbiamo, perché non so quando riuscirò a caricare questo video. Oggi è il 10 di luglio e o è stato oggi o ieri il 25esimo anno dell'uscita dell'album Spice, il primo delle Spice Girls. Io però mi sono voluta far ispirare, anzi ho ripreso un format del mio canale, mi mancava l'ultimo make-up dell'album Spice World, quello di, Vic, di no, Melanie C. E mi sono lasciata ispirare dal suo make-up per fare questo look. Spero che vi piaccia. Mi raccomando, seguite il video per vedere come ho realizzato questo trucco, che è semplicissimo, lo possono fare tutti, te l'ho fatto io, possono fare tutti. E nulla, ti invito a mettere un pollice in su se ti piacciono i miei video, a iscriverti a questo canale per non perdere i prossimi video e buona visione. Ciao! She's hella bad, after her there ain't no coming back. Wanna take a run at that, I think she's feeling me. Turn it up a few degrees, my imagination of her body gets the best of me. Ho già truccato un occhio e tutto il viso e insieme facciamo l'altro. Ovviamente prima cosa andiamo a mettere il primer occhi sulla palpebra, che sta quasi per finire. Nuovi acquisti, promemoria, nuovi acquisti. Vado a mettere su tutta la palpebra e anche sotto le ciglia inferiori. Dopodiché prendo una matita color carne, è rimasto un mozzicone, questa era di Essence, e faccio una seconda base cremosa color carne solo sulla palpebra mobile. Da questa palettina della Monella Makeup vado a prendere questo colore carne champagne molto sbrilluccicoso e lo metto dall'inizio della palpebra mobile quasi fino a tre quarti. Ancora da una palette di Monella Makeup, quella che adoro a forma di tazza, prendo un marrone scuro, l'ho tutta massacrata questa palette, prendo un marroncino scuro e lo vado ad applicare nella seconda parte della palpebra mobile in questo modo, andando a creare un'ombra scura qui alla fine, che va verso l'alto. Con un pennello ampio da sfumatura sfumo l'ombra e i contorni. Anche all'interno della piega della palpebra. Aggiungo un altro po' di color marrone scuro qui vicinissimo alle ciglia. Ok, sembrano similari. Dopodiché, da questa palette, e sempre con il pennello da sfumatura, lo ripulisco leggermente su un panno in microfibra, che dovrei anche lavare, che è l'Urcho. Prendo un color molto chiaro, questo che è rimasto qui, vado a pulire e a illuminare sotto l'arcata. Con la spugnetta dal quale ho applicato il marrone un po' più scuro, sporco sotto le ciglia inferiori fino quasi a metà. Dopo di ciò un eyeliner nero, questo è di Wet n Wild, una linea molto sottile con un piccolo flick finale, giusto per non tagliare di netto la linea. Prima di passare alle ciglia, voglio
sistemare un attimo le sopracciglia, altrimenti non riesco a capire se ci sono differenze significative nel trucco. Con la matita da sopracciglia della Idea Bellezza in colorazione marrone, risistemo le mie sopracciglia. In modo molto naturale, non le voglio super marcate. Allungo il tratto. E con una polvere più scura da questo kit di Collistar, sopracciglia impeccabili. E il suo pennellino in dotazione, la polvere, vado nella seconda parte delle sopracciglia a creare un po' di spessore e di volumi. Pettino il tutto per sfumare e sembra che le sopracciglia siano uguali. Ora, mascara, quindi piegaciglia, top coat, mascara iniziale e mascara finale. Ultima cosa per gli occhi, vado a mettere la stessa matita color carne all'interno della rima. E con gli occhi abbiamo finito. Per quanto riguarda le labbra, vado a mettere una matita color carne, questa era è della Deborah, della linea Formula Pura. Come rossetto ho scelto questo della Transmondi, non l'ho mai saputo pronunciare, il numero 4, che è un color carne. Lo picchietto sulle labbra. E come ultimo step per le labbra, visto che portiamo la mascherina, vado a mettere questo lip jacket della W7, che serve a creare un rossetto, come si dice? No transfert o resistente. Ne faccio anche una seconda passata. Ora, questo è l'effetto finale del make-up, molto naturale e apre molto lo sguardo, il rossetto è naturale e io ho caldo. Spero che questo video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto ovviamente metti un pollice in su, se non vuoi perdere i miei prossimi video c'è sempre il tastino dell'iscrizione qui nell'ultima schermata o giù nell'info box. Io ti ringrazio tanto per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!